We'll be right back. L'ex alla destra della regina Italo Alaimo ha da poche ore firmato il contratto che lo lega al Novara. Nel pomeriggio lo attendono le visite mediche di routine. In quei giorni di luglio il suo acquisto per 35 milioni di lire da parte di una società di serie B ha destato scalpore all'hotel Gallia di Milano, sede storica delle trattative di calciomercato. Nell'albergo che lo ospita, Italo viene raggiunto dalla telefonata dell'ex compagno di squadra, Vito Florio, che gli vuole fare gli auguri per questa sua nuova avventura. Novara, lunedì 17 luglio 1967, ore 15. Questo è l'incipit del tuo bel racconto. Buongiorno Maurizio Fierro. Ciao Sabrina, ciao a tutti gli amici di Ciao Como. Buongiorno a tutti, Maurizio è scrittore e redattore della rivista Magazzini Inesistenti, una bella rivista che si occupa di diffondere la cultura eh, di vario tipo perché parla di cinema, di letteratura, di musica, molto di musica in rete. Allora Maurizio, abbiamo cominciato da questo racconto che si intitola Sì, giocherò in Serie A, un racconto che ha anche la particolarità di aver vinto un bel premio, ci vuoi raccontare? Sì. Sì, eh, ho pensato a questo racconto dopo, aver, dopo che ho preso notizia della, dei fatti che sono accaduti in quel lontano luglio del, del 1967, quando questo giocatore non, del, non molto conosciuto si apprestava, anche se aveva già 29 anni, a fare un salto nella propria carriera di qualità andando a giocare in una squadra che puntava ad andare in Serie A, quello che era poi il sogno, il sogno nel cassetto di, di, questo, di questo calciatore nato a Roma. E è una storia vera, è, molto è, una storia vera anche. è una storia vera che si è conclusa purtroppo, ahimè, tra tragicamente, in quanto... Sì. Durante eh, la prova di sforzo, le visite mediche, diciamo, di rito, la prova di sforzo sulla ciclette, purtroppo c'è stato un cortocircuito, c'è stato un... Uh, in pratica il calciatore morto, fulminato. Eh sì. Beh, questo è stato un evento tragico che ha destato scalpore che mi è rimasta molto impresso. e quindi mi sono nel racconto, mi sono immaginato uh, le ore immediatamente precedenti a questo evento. Uh, sì. Pensando a un dialogo che poteva esserci fra, fra lui e questo suo compagno di squadra, in cui si dava, ognuno, ognuno dei due manifestava le proprie emozioni, e quindi l'uno dava gli auguri all'altro, e l'altro si prefiggeva appunto come questo obiettivo di giocare in Serie A, questo sogno, eh, che poi purtroppo i fatti non hanno potuto far accadere proprio per la tragedia che, era avvenuta, che sarebbe avvenuta nel pomeriggio, per cui sostanzialmente è nello spazio di poche ore eh, precedenti all'evento, mi sono immaginato questo, questo, questo dialogo a distanza, infatti un po', eh, infatti un po' in tutto il racconto è un, è un, dialogo, un dialogato, si può dire, qui si esprimono le varie emozioni dei due personaggi, poi col, purtroppo con l'evento finale tragico. Eh. Tra l'altro, da un punto di vista strutturale proprio del narrativo, eh, di come si costruiscono i racconti, costruirlo attraverso il dialogo è anche abbastanza una sfida, perché devi far capire tutta una serie di cose che magari eh. fanno parte del passato eh, dei protagonisti o eh, delle speranze del loro futuro attraverso ciò che dicono. Quindi anche per uno scrittore è una bella sfida narrativa questa. Sì, è proprio così, in quanto permetti, permetti al lettore di, di apprendere attraverso le parole eh, proprio del, dei protagonisti, eh, i sentimenti, l'emozione, tutto quello che aleggia intorno, intorno a loro senza la necessità che ci sia. Eh, che ci sia il narratore onnisciente a doverne a doverne seguire i passi i passi durante la narrazione per cui è un po la, 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 la tecnica del dello show, non, show don't tell cioè di attraverso il dialogo quello che eh, praticamente vuoi esprimere e, è una sfida eh, la sfida interessante. Se, eh, riesce, se riesce, riesce bene. Sì. In questo caso è riuscita bene perché che premio hai vinto? Sì, ho vinto il premio, questo è un, è una, diciamo così, un concorso a livello nazionale con premiazioni in Campidoglio, ho vinto il premio per la sezione sport, il primo premio per la sezione sport ed è il secondo dopo averne vinto uno anche questo due anni fa sempre sul racconto di calcio. E quindi è una bella soddisfazione anche perché, ripeto, la cioè, forse non ripeto, la letteratura sportiva ha un che di, eh, di affascinante in quanto evoca, Proprio il, il verbo evocare per chi tenta di scrivere come sottoscritto è il verbo ideale, evoca situazioni del passato e eh, quindi anche eh, sostanzialmente il mondo del calcio piuttosto che del basket o della box eh, rappresenta un po il mondo il, 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 il mondo reale quindi sostanzialmente lo sport è una metafora della vita e questo infatti sì, scusami finisci pure questo e eh, questo è una cosa importante per cui ci sono case editrici come per esempio la 66 and, and second è molto attenta di roma è molto attenta a, eh, al mondo della letteratura sportiva se vogliamo è sempre stato un mondo da un certo punto di vista considerato un po' di serie B, quando invece ci sono fior di eh, romanzi, mi viene in mente Underworld di De in cui una palla di baseball passata davanti in mano è il fil rouge che rega tutto il romanzo e che quindi poi dà la possibilità allo scrittore di... Rappresentare quel pezzo di storia in quel pezzo di, di, di nazione durante un certo periodo di tempo. Quindi, e poi ci sono anche molte riviste online interessanti. Mi viene in mente L'Ultimo Uomo, o anche Contrasti, in cui scrivo anch'io, che sono, hanno degli approfondimenti molto interessanti dal punto di vista proprio letterario. Pensiamo a pensiamo soltanto per rimanere in Italia, l'importanza che ha avuto la letteratura sportiva per tanti autori, come mi viene in mente per Paolo Pasolini, mi viene in mente Gianni Brera, mi viene in mente Ar Giovanni Arpino, ma lo stesso Baricco che a, si interessa di calcio. Per cui ecco, è un, è un settore secondo me da riscoprire, molto interessante. Infatti tu eh, tra l'altro oltre a questo racconto ne hai scritti molti altri, e io ho letto anche una parte del tuo primo libro che è La vita oltre il ring, quindi episodi, vita di persone che hanno combattuto, cioè che hanno fatto la box come sport certo. e certo. anche quella è una bella metafora per la vita e si presta molto bene. Anche certo. fatti storici molto, molto cruenti legati allo sport, certo, per certo. cui lo tratti proprio a 360 ⁇ gradi sì quel libro il, la vita del ring è la bio, la bio di, di 15 pugili, pugili conosciuti o meno eh, appunto come dire mh, fotografati in un certo momento particolare della loro carriera e, e, eh, e, eh, ed è quello lo spunto per parlare anche di altro per esempio per cui attraversa tutto il novecento partendo mh, dagli inizi del novecento nell'America segregazionista per arrivare poi agli anni 70, agli anni 80 e quindi anche quella come dire è un'occasione un, un la box per parlare di vita reale proprio di... infatti una cosa che ti caratterizza per la quale ti faccio anche i complimenti perché sono ah, molto grazie. interessanti i tuoi articoli e i tuoi racconti è che mh, al di là della storia che comunque è bella sviluppata bene attraverso il racconto, il dialogo, eh, dai proprio un affresco sempre di tutto quello che c'è attorno, anche con, cioè. eh, sia lo, lo contestualizzi sempre in un periodo storico e ci sono anche dei, degli attori secondari, diciamo. E tutto questo crea in un piccolo spazio, che è quello del racconto di un articolo giornalistico, tutta una storia molto corposa. Sì, è una sfida anche quella. Mi viene in mente per esempio un racconto dei 15, del, mio primo, del mio primo libro intitolato Black Exploitation e che ehm, narra anche questo in, forma, nel in, un in, un in un dialogato fra due personaggi eh, tutto quello che è a margine di, un, di uno storico match, quello fra Muhammad Ali e Joe Frazier. Immaginato uh, in un dialogo fra uh, il leader dei Black Panther e un eh. uh, regista. E un regista uh, che in quel momento stava uh, lanciando proprio questo genere Blaxploitation nel mondo del cinema per cui ho cercato di unire queste due visioni a margine di un match che. Eh, storico è stato considerato il match del secolo il primo fra Gio Fraser e Mohammed Ali per è esempio quella è un stato... lavoro di ricerca corposo sì. che fai eh, vai a documentarti sì, sì è una, anche quella è un, un aspetto in, che mi intriga tantissimo eh, quindi cercare di mischiare il sociale eh, le tendenze le tendenze del momento con un avvenimento sia esso un incontro di box oppure anche un incontro di calcio come in un altro racconto che ho scritto eh, che fotografava la situazione eh, il 24 marzo del 76 in cui c'è stato il golpe in Argentina di Videla. E anche in quel caso lo sport ah, c'entra sì. perché, guarda caso, guarda caso, quando c'è stato il golpe la televisione argentina stava trasmettendo una partita proprio dall'Argentina impegnata in una tournée eh, in Europa. Anche in quel caso, lì, senza contare il fatto che molte delle nefandezze fatte dalla giunta militare avvenivano molto vicino al, allo, allo stadio in cui si è poi svolta la finale dei campionati mondiali del 1978 proprio disputati in Argentina. Infatti è molto Quindi bello quel caso... anche quel racconto, mi è piaciuto molto anche quello. Ascolta Maurizio, e poi mh, scrivi un romanzo e passi a, mi passi a tutt'altro genere. Perché eh, affronti il difficile, complesso, anche lì eh, dove bisogna documentarsi molto bene: mondo del thriller. Com'è il titolo del tuo romanzo? Che tra l'altro ha avuto un bel successo, è piaciuto molto? Grazie, il titolo è Mimesi, uscito lo scorso anno, più o meno di questi tempi, <ride> con, per la casa editrice Scatole Parlanti di, di Viterbo. E... Nelle mie intenzioni dovrebbe essere il primo di una trilogia canadese, appunto ambientata in Canada, che ha per protagonista un nativo americano, un tenente nativo americano, per cui eh, un, un tenente che è nel sistema e non fuori dal sistema, ma che ha un modo di indagine tutto suo, basato molto sull'intuito, anche in questo caso mh, è intrigante, almeno per, dal mio punto di vista. L'approfondire tutte quelle che sono le tradizioni native dei nativi americani, la loro spiritualità, cosa che mi è sempre interessata. E quindi, quando scrivi, hai proprio anche la possibilità e il dovere, e la necessità di, di unire e di approfondire proprio queste tematiche, unendole al plot, perché il plot, se tu scrivi, se tu cerchi come ho cercato io, da, 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 da scrittore alle prime armi, di buttarti sul thriller, devi sempre stare attento all'architettura del all plot, a tutti gli aspetti delle indagini, quindi stare attenti alle, metodologie, alle nuove metodologie di indagine, quindi approfondire, interessarti anche di quello e devi leggere molto anche sulla criminologia e sul, sugli aspetti appunto degli investigativi. Quindi, unendo tutto questo si cerca poi di creare. Di creare un plot interessante per chi legge. Io l'ho ambientato uh, fra Vancouver, il primo punto Mimesi è ambientato fra Vancouver e Montreal, uh, il secondo che, ho, che in realtà ho già scritto è ambientato invece in un'altra regione del Saskatchewan, un'altra regione del Canada, e quindi questo è un, un mondo alternativo che, che ho cercato di rappresentare pur a distanza. E anche questo con l'aiuto di, di, di Internet serve appunto, la, Internet è fondamentale per... È una bella risorsa. Ad, ad agglomerare proprio tutte le notizie che ti servono per poi, eh, come dire, un, farne una, un preparato da servire, da servire ai potenziali lettori che fossero interessati. Quindi fossero interessati. Leggeremo, leggeremo anche una seconda storia del tenente Jack Cabotti. Lo spero, ma, è in ma viaggio, cioè, è, è è in viaggio di... il romanzo. Non posso, non posso in questo momento, diciamo, sbilanciarmi sul quando, tenuto, tenuto presente che questo purtroppo non è un bel momento da tanti punti no, di vista certo, per, per noi, tutti per e quindi ecco, e in particolare per l'editoria per cui. Direi che non c'è nessuna fretta uh, per, uh, per correre incontro a, una, a una, una pubblicazione a breve. Quindi diciamo, vedremo nei prossimi mesi. Ecco. Però sai, leggere è importante anche in questi momenti. Ci fa compagnia, il libro ci fa compagnia, ci dà una mano, ci porta un po' fuori dalla realtà. E a questo proposito, tu che leggi in questo periodo? Che cosa stai leggendo di bello? Eh, io mi sono proposto due, questi due, i prossimi due romanzi sono uno di De Lillo che, che adoro, fra l'altro il suo Underworld eh, parte proprio da un episodio sportivo, eh, una palla di baseball eh, di un fuoricampo che capita nelle mani di un bambino e che poi di mano in mano eh, praticamente rappresenta il filo rouge È eh, quello a cui accennavi prima. Accennavo prima, quindi giocatori di Don Lillo e poi eh, Elmon Leonard che a mio parere è un maestro, eh, in non no, a mio parere, ma a mio modesto parere, ma a parere di, di tanti eh, e, non, e non escluso Don De Lillo che, di cui ne ha molta stima. Dicevo, Edmore Elmore Leonard con Miss Paradise, eh, lui è un, è, un, è, un, è un autore di culto eh, e un maestro di dialogato, giusto per tornare a quello di cui si parlava prima. Ecco, questi due sono i miei due prossimi eh, prossime avventure, a prossime avventure letterarie. Maurizio, grazie per essere stato con noi per questa chiacchierata, per averci raccontato dei tuoi racconti e dei tuoi progetti. Grazie a te Sabrina e ciao a tutti gli amici di Ciao Como. Ciao Maurizio, grazie. Ciao Sabrina.